miei riferimenti sono un po' globali, nel senso che tocca tutte le manifestazioni dell'arte, antiche filosofie greche perché ci riportano al senso di unità. Dato che per esempio da Cartesio in poi questa unità si è disgregata, cioè l'uomo si è separato dalla natura, oggi invece anche la fisica moderna ha recuperato questo senso di unità e quindi il cosmo viene visto come una realtà indivisibile, dove tutte le cose, tutte le emozioni, tutti i sentimenti sono interconnessi tra di loro. Il mio lavoro attualmente punta alla configurazione ideale del mondo, a una nuova cosmologia, dove l'individuo ritrova se stesso nella sua autenticità, nella sua identità vera, per proporla agli altri, per comunicarla agli altri. E questo è un obiettivo sano. Le letture dei filosofi dell'antichità hanno favorito questo mio sviluppo, hanno favorito questa mia idea. Diciamo che io sono stato un po' colpito, se vuoi benevolmente perseguitato, dall'immagine della cacciata del paradiso di Masaccio, dove per la prima volta nasce l'uomo nuovo che, coprendosi le mani e uscendo dal paradiso, prende coscienza del proprio corpo, prende coscienza della propria materia, del suo corpo come idea, e dove naturalmente per la prima volta la teologia diventa antropologia, perché la coscienza dell'uomo diventa l'elemento fondante della configurazione del mondo. Il corpo è l'unica figurazione concreta della coscienza e della conoscenza del mondo, a tal punto che si può dire che prendere corpo vuol dire prendere vita, cioè che la vita esiste se esiste il corpo e che il corpo rende esistente il mondo, altrimenti senza coscienza nessuno parlerebbe dell'esistenza dell'universo. Poi viene fuori Caravaggio, perché con Caravaggio l'arte diventa ideologia, cioè non diventa illustrazione del Vangelo, perché prima l'arte non era altro che una illustrazione del Vangelo. Con Caravaggio c'è la presa di coscienza dell'artista come portatore di nuove idee, cioè come colui che analizza la realtà e la trascende. Quindi prende coscienza anche di questo potere di trascendenza dell'uomo. Nella cinematografia io ho una preferenza per Tarkovsky, l'artista che io prediligo moltissimo. Quando mi confronto con le sue opere vedo molte analogie, il senso del ricordo, della psicologia, il senso di affrontare la realtà con molta introspezione, con molta psicologia. Queste sono le mie idee. Si parla del mio lavoro, si parla del mezzo fotografico. Ecco, io dico mezzo fotografico, non dico la fotografia. Cioè la fotografia per me è soltanto uno strumento espressivo, ha un valore strumentale, cioè il mio linguaggio non è la fotografia, il mio linguaggio è quello di vivere un momento alternativo al quotidiano. Ma perché? Perché dico che il mio lavoro non è il linguaggio della fotografia, è il linguaggio dello stile, cioè dello stile della vita, cioè è l'arte dell'esistenza. La mia fotografia documenta il pensato, il concepito, cioè io concepisco un'idea, un'immagine, elaboro un'immagine e la fotografia, cioè la macchina fotografica, fotografa la mia immagine concepita da me e non quello che noi vediamo esternamente. Tutto ciò che creo, tutte le immagini, sempre sull'idea appunto della trasfigurazione, della trascendenza, della proposizione di un'immagine altra, cioè di un prototipo di vita ideale, cercando di costruire una nuova favola antropologica. La vita d'artista è la vita che ha un senso critico. Si può dire che la vita normale, no? È una vita di adesione. La vita dell'artista è una vita dove si deve avere la capacità di criticare, la capacità di analizzare, la capacità di creare, la capacità di idealizzare, di andare sempre verso una perfezione, ma una perfezione che non consuma l'uomo, perché molto spesso
tutti vogliono conquistare la perfezione. Noi non siamo perfetti, siamo perfettibili, perché se fossimo tutti perfetti saremmo tutti bloccati in un punto, ci potrebbe essere alcuna possibilità di rinnovamento. Per cui la perfezione come valore, cioè Dio come valore, la bellezza come valore. L'artista è colui che ha coscienza dei propri limiti e delle proprie possibilità, colui che ha la capacità di meravigliarsi, colui che ha forti capacità estatiche, cioè di un corpo che è in continuo movimento, che è in continua trasformazione, perché il nostro potere trasformabile ci rende più positivi, ci rende più logici, ci rende più maturi, ci rende anche più buoni. A base di tutto, secondo me, ci deve essere la partecipazione, la solidarietà e la comprensione verso se stessi e verso gli altri. E c'è sempre una presenza costante nelle opere, anche attuali, della presenza del pane, non in tutte, ma in buona parte delle immagini. Come per esempio c'è il problema anche della sveglia, no? Dell'orologio, che comunque è il passare del tempo, segna l'inizio e la fine. E l'oscuramento di questa sveglia, perché in molti lavori la sveglia veniva progressivamente oscurata, era, diciamo, il tentativo di combattere il tempo che distrugge e portarlo così a una dimensione di eternità, cioè di un tempo senza tempo, immaginando poi una dimensione circolare, traguardando il concetto di storia, di narrazione, no? Cioè avere un inizio e avere una fine, e quindi distruggere questa linearità, anche perché a livello cosmico la linea retta non esiste, cioè è un'invenzione dell'uomo. Nell'universo non esiste, esistono sempre curve, no? Dove girano continuamente, dove c'è un flusso di vita continuo. E la linea retta invece ha i limiti, cioè inizio, fine. Volevo un po' superare questo concetto, che poi è un concetto fisico. Il reale è la linea retta, cioè il tempo lineare che non esiste, è un'invenzione dell'uomo, dove tutto deve iniziare e tutto deve finire, ma in realtà nulla inizia e nulla finisce. E quindi cerco di rappresentarlo, di visualizzare questa idea e di portarla agli altri. Se approfondisco il concetto arrivo alla medesima conclusione. Ecco perché poi alla fine non esistono gli uomini, esiste l'uomo. È come l'universo, è un continuo movimento, è materiale e spirituale nello stesso tempo. La materia ha questo potere di trascendenza, ha questo potere di trasformabilità di se stessa. Una cultura diversa, alternativa, una cultura della diversità non farebbe male, anzi è un fatto benefico. L'omologazione, la conformità che provoca, cioè determina la schiavitù, l'armonia determina la libertà. Noi siamo per il raggiungimento dell'armonia. Personalmente mi sono sempre considerato libero, almeno a livello creativo. Se poi il mio corpo si immerge nella quotidianità diventa un altro problema. Ma l'artista ha avuto sempre questo problema, il problema della sintesi. Vive, morirà, poi rivivrà e rimorirà sempre con quest'idea della sintesi. Analizzare è facile, cioè l'analisi vuol dire avere metodo, è quello ognuno, ma la sintesi è il raggiungimento, è lì, insomma. Però l'uomo combatte per il raggiungimento, combatterà continuamente. Io sono contento quando riesco a dare emozioni, perché l'ho sempre preso come atto d'amore verso gli altri, e quindi quando ho questa corrispondenza sono contento. Thank you.